Poi, come se una volta tanto gli dèi si dimostrassero buoni, preparando pace alla sua vecchiaia, il figlio dello zio, che era diventato irrequieto nella casa ormai silenziosa e senza donne, fatta eccezione per la robusta serva che era la moglie di uno dei braccianti, il figlio dello zio sentì di una guerra al nord e disse a Wang Lung: «Dicono che c'è una guerra al nord. Voglio andare e unirmi per avere qualcosa da fare e da vedere. Lo farò se mi darai dell'argento per comprarmi altri vestiti, una coperta e uno schioppo straniero da mettermi in spalla». Il cuore di Wang Lung fece un balzo di gioia, ma nascose abilmente la sua gioia e finse di obiettare, dicendo: «Ma sei l'unico figlio di mio zio, dopo di te non c'è nessuno che porterà avanti il suo seme, e se vai in guerra cosa succederà?» Ma l'uomo rispose, ridendo: «Beh, non sono un pazzo, e non starò in nessun posto dove la mia vita è in pericolo. Se ci sarà battaglia, me ne andrò finché non sarà finita. Ho voglia di cambiare, di viaggiare un po' e di vedere altri posti prima di diventare troppo vecchio per farlo». Allora Wang Lung gli diede prontamente l'argento e anche questa volta non gli pesò troppo farlo e lo versò nella mano dell'uomo e si disse: «Bene, se gli piace questa disgrazia nella mia casa sarà allora finita, perché c'è sempre una guerra da qualche parte della nazione». E di nuovo si disse: «E potrebbero persino ammazzarlo, se la mia buona fortuna regge, perché nelle guerre a volte si muore». Era quindi di buon umore, pur nascondendolo, e consolò la moglie dello zio quando piagnucolò, dopo aver sentito che il figlio se ne andava, e le diede più oppio, le accese la pipa e disse: «Sicuramente sarà promosso ufficiale militare e tutti quanti ci ricopriremo di onore grazie a lui». Così, alla fine, ci fu pace, perché a parte la sua gente, in casa erano rimasti solo i due vecchi dormienti, mentre nella casa in città si avvicinava il momento della nascita del nipote di Wang Lung. A mano che il momento si approssimava, Wang Lung rimase sempre più spesso nella casa in città. Andava su e giù per le corti e non era mai sazio di pensare a quel che era successo e non smetteva di provare meraviglia per il fatto che in quelle corti, dove un tempo viveva la grande famiglia dei Huang, ora viveva lui con sua moglie, i suoi figli e le loro mogli. E ora sarebbe nato un bambino di una terza generazione e il suo cuore si gonfiò dentro di lui, tanto che niente era troppo buono per i suoi soldi e comprò tagli di raso e di seta per tutti perché gli sembrava brutto vedere comuni abiti di cotone sulle sedie intagliate e attorno ai tavoli di legno nero del sud intagliato e comprò tagli di buon cotone azzurro e nero per le schiave cosicché non dovessero indossare abiti stracciati. Così fece ed era felice quando gli amici che il figlio maggiore aveva trovato in città venivano nelle corti ed era orgoglioso che vedessero tutto quel che c'era. E Wang Lung ci teneva a mangiare cibi prelibati e lui, che un tempo era ben contento di un buon pane di frumento avvolto intorno a un germoglio di aglio, ora che dormiva fino a tardi e non lavorava con le sue mani sulla terra, non era tanto facilmente pago di questo o quel piatto e assaggiava bambù invernale e uova di gamberetti e pesce del sud e crostacei dei mari del nord e uova di piccione e tutte quelle cose che i ricchi usano per stimolare il loro appetito pigro. E i suoi figli mangiavano e anche Loto, e vedendo quel che era successo, Cucù disse ridendo: «È proprio come ai vecchi tempi, quando stavo in queste corti, solo che il mio corpo adesso è secco e avvizzito e non è adatto nemmeno a un anziano signore». Dicendo questo, lanciò uno sguardo allusivo a Wang Lung e rise ancora, e lui finse di non sentire le sue parole impudenti, pur essendo contento che l'avesse paragonato all'anziano signore. Conducendo così quella vita oziosa e avvolta nel lusso, alzandosi e andando a dormire quando volevano, Wang Lung attendeva il nipote. Poi, un mattino, sentì i gemiti di una donna e andò nelle corti del figlio maggiore che gli venne incontro e disse: «L'ora è arrivata, ma Cucù dice che sarà una cosa lunga, perché il corpo della donna è stretto e sarà un parto difficile». Wang Lung tornò allora alla sua corte, si sedette e ascoltò le grida. E per la prima volta in tanti anni ebbe paura e sentì il bisogno dell'aiuto di qualche spirito. Si alzò e andò al negozio e comprò dell'incenso e andò al tempio in città dove la dea della misericordia dimorava nella sua alcova dorata e chiamò un sacerdote ozioso e gli diede dei soldi e gli ordinò di mettere l'incenso davanti alla dea dicendo: «Non dovrei farlo io.
Un uomo non è bene, ma il mio primo nipote sta per nascere ed è un travaglio difficile per la madre che è una donna di città. E il suo corpo è troppo stretto e la madre di mio figlio è morta e non c'è una donna che possa mettergli incenso. Poi, mentre osservava il sacerdote che infilzava l'incenso nella cenere dell'urna davanti alla dea, pensò ad un tratto con orrore: «E se non fosse un nipote, ma una bambina?» Ed esclamò precipitosamente: «Ecco, se è un nipote pagherò un nuovo vestito rosso per la dea, ma se è una bambina non farò niente!» Uscì molto agitato perché non aveva pensato a quella possibilità che non fosse un nipote ma una bambina. Allora andò a comprare altro incenso, anche se la giornata era calda e nelle strade la polvere era alta una spanna, e nonostante questo andò al tempietto di campagna dove stavano i due che custodivano i campi e le terre e mise l'incenso nell'urna e lo accese e mormorò rivolto alla coppia: «Ecco, ci siamo presi cura di voi, mio padre, io e mio figlio, e adesso arriva il frutto del corpo di mio figlio, e se non è un maschio, non ci sarà nient'altro per voi due». Poi, dopo aver fatto tutto quel che poteva, tornò stremato alle corti e sedette al tavolo e desiderò che una schiava gli portasse il tè e un'altra gli porgesse un asciugamano immerso in acqua calda e poi strizzato per pulirsi la faccia, ma per quanto battesse le mani nessuno venne. Nessuno badava a lui ed era un andirivieni continuo, ma non osava fermare qualcuno e chiedere se e cosa fosse nato. Rimase seduto là, impolverato e stanco, e nessuno parlava con lui. Poi, alla fine, quando gli sembrava che stesse per calare la notte, tanto a lungo aveva aspettato, Loto arrivò dondolando sui piccoli piedi e appoggiandosi a Cucù, tanto era pesante, rise e disse ad alta voce: «C'è un maschio nella casa di tuo figlio, e sia la madre che il bambino sono vivi, l'ho visto ed è sano e bello!» Allora anche Wang Lung rise, si alzò e batté le mani, poi rise ancora e disse: «E io che sono rimasto qui come un uomo che aspetta l'arrivo del suo primo figlio, senza sapere cosa fare, pieno di paura per tutto!» Poi, quando Loto fu andata nella sua stanza, Wang Lung si sedette nuovamente e si mise a riflettere, e così pensò fra sé: «Non avevo tanta paura quando l'altra ha partorito il suo primo figlio, il mio figlio!» E rimase lì, in silenzio, a riflettere, e ricordò quel giorno e come fosse andata da sola nello stanzino buio e come da sola gli avesse partorito figli e figlie in silenzio e come dopo fosse tornata nei campi e avesse lavorato ancora accanto a lui. Ed ecco quest'altra, la moglie di suo figlio, che piangeva per il dolore come un bambino e aveva tutte le schiave che correvano per la casa e suo marito davanti alla porta. E ricordò, al modo in cui si ricorda un sogno fatto molto tempo prima, come Olan interrompesse per un poco il lavoro per nutrire con abbondanza il bambino e il latte bianco e ricco scorreva dai suoi seni e si versava sul terreno, e questo sembrava passato da troppo tempo, come se non fosse mai stato. Poi suo figlio entrò, sorridente e pieno di sé, e disse ad alta voce: «Il bambino maschio è nato, padre, e adesso dobbiamo trovare una donna che lo allatti con i suoi seni, perché non voglio che la bellezza di mia moglie si guasti allattandolo e che la sua forza si esaurisca. Nessuna delle donne di rango in città lo fa.» E Wang Lung disse con tristezza, pur non sapendo perché era triste: «Bene, se così deve essere, sia, se non può allattare suo figlio.» Quando il bambino compì un mese, il figlio di Wang Lung, suo padre, offrì la festa della nascita e invitò gente della città e il padre e la madre di sua moglie e tutti i grandi della città. E aveva fatto colorare di scarlatto molte centinaia di uova di gallina e le diede a ogni ospite e a ognuno che mandava ospiti. E in casa ci furono feste e gioia perché il bambino era un bel maschietto grasso. E aveva passato il decimo giorno ed era vivo, perciò una paura se n'era andata e tutti ne gioivano. E quando la festa della nascita fu finita, il figlio di Wang Lung andò dal padre e disse: «Adesso che ci sono tre generazioni in questa casa, dovremmo avere le tavolette degli antenati che hanno le grandi famiglie, e nei giorni di festa disporle in modo che siano venerate, perché ormai siamo una famiglia affermata.» Wang Lung ascoltò tutto ciò con grande piacere e ordinò di fare così, e così fu fatto. E la fila delle tavolette fu allestita nella grande sala, il nome di suo nonno e poi quello di suo padre, e gli spazi lasciati vuoti per il nome di Wang Lung e quello di suo figlio quando fossero morti. E il figlio di Wang Lung comprò un'urna per l'incenso
e la mise davanti alle tavolette. Quando questo fu finito, Wang Lung ricordò la veste rossa che aveva promesso alla dea della misericordia e così andò al tempio a dare i soldi per comprarla. Poi, sulla via del ritorno, come se gli dei non sopportassero di offrire liberamente e di non nascondere nel dono una spina, un uomo arrivò di corsa dai campi dove si faceva il raccolto per dirgli che Ching d'un tratto era stato male e stava morendo, e aveva chiesto che Wang Lung andasse a vederlo morire. Sentendo il respiro trafelato dell'uomo, Wang Lung esclamò con rabbia: «Immagino che la maledetta coppia nel tempio sia gelosa perché ho regalato una veste rossa a una dea della città, e immagino che non sappiano di non avere nessun potere sul parto, ma solo sulla terra». E nonostante il pranzo fosse già pronto per lui, non volle prendere in mano le bacchette, anche se Loto lo esortò a gran voce ad aspettare il sole del tardo pomeriggio, ma lui non volle rimanere e uscì. E poi, quando Loto vide che non l'ascoltava, mandò una schiava a inseguirlo con un ombrello di carta oleata, ma Wang Lung correva così veloce che la ragazza, per quanto robusta, faticava a tenere l'ombrello sopra la sua testa. Wang Lung andò immediatamente nella stanza dove Ching era stato disteso e gridò rivolto a tutti: «Allora, com'è successo?» La stanza era piena di braccianti che si affollavano intorno, i quali risposero in fretta e confusamente: «Ha voluto mettersi da solo alla trebbiatura, glielo abbiamo detto, non alla sua età, c'era un bracciante che è stato preso da poco, non sapeva tenere bene il correggiato e Ching ha voluto farglielo vedere, è un lavoro troppo faticoso per un vecchio». Allora Wang Lung gridò con voce da far paura: «Portatemi quel bracciante!» E lo spinsero fin davanti a Wang Lung e l'uomo stette lì tremando e con le ginocchia nude che sbattevano, un ragazzone di campagna rosso e grezzo con i denti sporgenti sopra il labbro inferiore e gli occhi spenti e tondi come quelli di un bue. Ma Wang Lung non ebbe pietà di lui, schiaffeggiò il ragazzo su entrambe le guance, prese l'ombrello dalle mani della schiava e lo picchiò sulla testa e nessuno osò fermarlo, per paura che la rabbia gli entrasse nel sangue e alla sua età lo avvelenasse. Il ragazzone rimase lì mortificato, piagnucolando un po' e succhiandosi i denti. Dal letto in cui giaceva Ching levò allora un gemito e Wang Lung gettò a terra l'ombrello ed esclamò: «E mentre io picchio un idiota, lui sta morendo!» E si sedette accanto a Ching, gli prese la mano e la tenne ed era leggera e secca e piccola come una foglia di quercia avvizzita. E sembrava impossibile credere che vi scorresse del sangue, tanto era secca e leggera e calda. Ma la faccia di Ching, pallida e gialla ogni giorno, adesso era scura e macchiata del suo scarso sangue, e gli occhi semichiusi erano coperti da una patina e ciechi, e il respiro era molto irregolare. Wang Lung si chinò verso di lui e disse a voce alta nel suo orecchio: «Eccomi! Sono qui e ti comprerò una bara, seconda solo a quella di mio padre». Ma l'orecchio di Ching era pieno di sangue e anche nel caso che avesse sentito Wang Lung non fece nessun segno, ma rimase lì ad ansimare e a morire. E così morì. Quando fu morto, Wang Lung si chinò su di lui e pianse come non aveva pianto nemmeno alla morte del padre. E ordinò una bara della migliore qualità e assoldò sacerdoti per il funerale e lo seguì indossando abiti bianchi da lutto. Ordinò addirittura al proprio figlio maggiore di indossare strisce bianche sulle caviglie, come se fosse morto un parente, anche se il figlio si lamentò e disse: «Era solo un altro servitore, non sta bene piangere così un servitore». Ma Wang Lung lo costrinse a fare così per 3 giorni, e se Wang Lung avesse fatto del tutto a modo suo, avrebbe dato ordine di seppellire Ching all'interno del muro di terra entro il quale erano sepolti suo padre e Olan, ma i suoi figli non vollero e si lamentarono: «Nostra madre e nostro nonno devono giacere insieme a un servo e anche noi quando verrà il momento?» Allora Wang Lung, poiché non poteva discutere con loro e alla sua età voleva pace nella sua casa, seppellì Ching davanti all'ingresso del muro, contento di quel che aveva fatto, e disse: «E sta bene così, perché mi ha sempre protetto dal male». E ingiunse ai figli di metterlo, una volta morto, il più vicino possibile a Ching.
A questo punto Wang Lung prese ad andare molto di rado sulle sue terre, perché ora che Ching era morto soffriva ad andare da solo ed era stanco di lavorare e le ossa gli facevano male quando camminava da solo sui campi accidentati. Diede allora in affitto tutte le terre che poté e la gente fu pronta a prenderle perché si sapeva che erano buone. Ma Wang Lung non parlò mai di venderne anche solo un pezzetto e le affittava soltanto per un prezzo stabilito un anno per volta. Così sentiva che erano ancora tutte nelle sue mani e stabilì che uno dei braccianti con la moglie e i figli vivesse nella casa in campagna e si prendesse cura dei due vecchi sognatori dediti all'oppio. Poi, vedendo gli occhi tristi del figlio minore, disse: «Tu puoi venire con me in città e prenderò con me anche la mia scioccherella e potrà vivere nella mia corte. Qui è troppo solitario per te adesso che Ching se n'è andato e senza di lui non credo che saranno gentili con la povera scioccherella, vedendo che non c'è più nessuno che può dire se l'hanno picchiata e se non le danno abbastanza da mangiare. E adesso che Ching se n'è andato, non c'è nessuno che può insegnarti tutto quello che riguarda la campagna». Così Wang Lung prese con sé il figlio minore e la sua scioccherella e in seguito non andò più per molto tempo nella casa sulle sue terre. 30. Wang Lung pensava che nella sua condizione non ci fosse più niente da desiderare e ora poteva sedere sulla sua sedia sotto il sole accanto alla sua scioccherella e poteva fumare la pipa d'acqua e starsene in pace perché la sua terra era curata e i soldi gli arrivavano in mano senza che dovesse preoccuparsene. E così avrebbe potuto essere se non fosse stato per il figlio maggiore che non era mai contento di quel che procedeva già abbastanza bene, ma doveva sempre guardarsi attorno per avere di più. E così andò da suo padre e disse: «C'è questo e quello che ci serve in questa casa, e non dobbiamo pensare di essere una grande famiglia solo perché viviamo in queste corti interne. Il matrimonio del fratello minore è previsto tra meno di 6 mesi e non abbiamo abbastanza sedie per far sedere gli ospiti e non abbiamo abbastanza ciotole e tavoli e in queste stanze non c'è niente che vada bene. E poi è una vergogna chiedere agli ospiti di entrare per il grande portone superando tutta quella folla di gente comune con la sua puzza, il suo chiasso. E con mio fratello sposato, i suoi futuri figli e i miei, abbiamo bisogno anche di quelle corti». Allora Wang Lung guardò suo figlio starsene lì, così elegantemente vestito, chiuse gli occhi e aspirò con forza dalla sua pipa e brontolò: «Beh, che cos'altro c'è adesso? Cos'altro?» Il giovane vide che il padre era seccato, ma disse ostinatamente, alzando un po' la voce: «Dico che dovremmo avere anche le corti esterne e che dovremmo avere quel che si addice a una famiglia con tanto denaro e buone terre come le nostre». Allora Wang Lung mormorò nella sua pipa: «Beh, le terre sono mie e voi non ci avete mai messo mano». «Padre», esclamò forte il giovane a quel punto, «sei tu che hai voluto fare di me un letterato. E quando io cerco di essere un buon figlio di un uomo con tante terre, tu mi disprezzi e vorresti fare di me e di mia moglie dei bifolchi?» E il giovane si girò impetuosamente dall'altra parte, come se volesse spaccarsi il cranio contro un pino contorto che stava lì nella corte. Wang Lung si spaventò, temendo che il giovane potesse ferirsi, perché era sempre stato di carattere focoso, ed esclamò: «Fai come vuoi tu, fai come vuoi tu, ma non tormentarmi con queste cose». A quelle parole il figlio se ne andò via subito, temendo che suo padre potesse cambiare idea, e se ne andò contento. Più in fretta che poté, comprò allora tavoli e sedie di shuqiao, intagliati e lavorati, e comprò tende di seta rossa da appendere alle porte, e comprò vasi grandi e piccoli, e comprò rotoli da appendere al muro, il più possibile raffiguranti belle donne, e comprò pietre dalla forma stravagante per fare giardini rocciosi nelle corti come quelli che aveva visto al sud, e fu così occupato per molti giorni. Con tutto quell'andirivieni dovette passare molte volte attraverso le corti esterne, anche ogni giorno, e non riusciva a passare in mezzo alla gente comune senza storcere il naso, insofferente, tanto che quelli che vivevano lì ridevano di lui dopo il suo passaggio e dicevano: «Hai dimenticato l'odore del letame nel cortile della fattoria di suo padre?» Eppure nessuno osava parlare così mentre lui passava, perché era il figlio di un ricco.
Quando arrivò la festa durante la quale si decidono gli affitti, quelle persone comuni scoprirono che l'affitto per le stanze e le corti dove abitavano era aumentato molto, perché qualcun altro era pronto a pagare quel prezzo e dovettero andarsene. Capirono allora che era stato il figlio maggiore di Wang Lung, anche se era stato furbo e non aveva detto niente, e aveva sbrigato tutto per lettera con il figlio del vecchio signore, Huang. All'estero e al figlio dell'anziano signore non importava niente se non dove e come poteva incassare più soldi per la vecchia casa. La gente comune dovette allora trasferirsi e se ne andò con lamenti e maledizioni, perché un ricco poteva fare come gli pareva. E tutti misero insieme i loro stracciati averi e se ne andarono gonfi di rabbia e mormorando che un giorno sarebbero tornati in quella maniera in cui tornano i poveri quando i ricchi sono troppo ricchi. Ma Wang Lung non sentì tutto questo perché era nelle corti interne e raramente ne usciva, perché dormiva e mangiava e riposava quanto più la sua età avanzava e lasciò la faccenda nelle mani del figlio maggiore. E suo figlio chiamò falegnami e bravi muratori che ripararono le stanze e le porte della luna fra le corti che la gente comune aveva rovinato, vivendo alla sua rozza maniera, e ricostruire le vasche e comprò pesci rossi e maculati da mettervi dentro. E quando tutto fu finito e reso bello, secondo la sua nozione di bellezza, piantò loti e gigli nelle vasche, e bambù indiani con le bacche scarlatte, e tutto quel che ricordava di aver visto al sud. E sua moglie uscì per vedere quel che aveva fatto, ed entrambi girarono per ogni corte e ogni stanza, e lei vide le cose che ancora mancavano, e lui ascoltò con grande attenzione tutto ciò che lei diceva su quel che si poteva ancora fare. Allora la gente per le strade della città sentì parlare di tutto quel che il figlio maggiore di Wang Lung aveva fatto e parlava di quel che stavano facendo nella grande casa adesso che era tornato a viverci un ricco. E la gente, che un tempo lo chiamava Wang il contadino, ora lo chiamava Wang il grand'uomo o Wang il ricco. I soldi per tutte queste cose se n'erano andati dalle mani di Wang Lung poco per volta, tanto che non se n'era quasi accorto perché il figlio maggiore andava da lui e diceva: «Mi serve un centinaio di pezzi d'argento qui, oppure c'è una porta ancora buona e serve solo un po' d'argento perché sia come nuova, oppure c'è un posto dove bisognerebbe mettere un lungo tavolo». E Wang Lung gli diede l'argento un po' per volta, mentre sedeva nella corte a riposare e a fumare, perché l'argento arrivava senza sforzo dalla campagna a ogni raccolto e ogni volta che gli serviva, e quindi lo dava senza sforzo. Non avrebbe saputo quanto aveva dato se un mattino, quando il sole aveva appena lambito il muro, il secondo figlio non fosse venuto nella sua corte dicendo: «Padre, non c'è proprio fine a tutto questo scialacquare e abbiamo bisogno di vivere in un palazzo. Così tanti soldi dati in prestito al 20% ci avrebbero portato molte libbre di argento. E a cosa servono tutte queste vasche e alberi in fiore che non danno nemmeno frutto? E tutti questi inutili gigli in fiore?» Wang Lung capì che i due fratelli ora avrebbero litigato per questo e disse bruscamente, irritato perché non aveva mai pace: «Ma è tutto in onore del tuo matrimonio!» Allora il giovane rispose con un sorriso storto che non esprimeva la minima allegria: «È molto strano che un matrimonio debba costare 10 volte la sposa. Qui c'è la nostra eredità, che dovrebbe essere spartita fra noi dopo la tua morte, spesa adesso solo per l'orgoglio del mio fratello maggiore.» E Wang Lung conosceva la determinazione del secondo figlio e sapeva che non se la sarebbe più cavata se avessero cominciato a discutere. E si affrettò a dire: «Bene, bene, metterò fine a tutto questo. Parlerò con tuo fratello e chiuderò la mano. Basta, hai ragione.» Il giovane tirò fuori un foglio di carta su cui erano annotate tutte le somme spese dal fratello e Wang Lung vide la lunghezza della lista e immediatamente disse: «Non ho ancora mangiato e alla mia età, al mattino, prima di mangiare, sono debole. Un'altra volta.» E si girò e andò nella sua stanza, congedando così il secondo figlio. Ma quella stessa sera parlò al figlio maggiore dicendo: «Finiamola con tutto questo dipingere e lucidare. È abbastanza. Dopotutto noi siamo gente di campagna.» Ma il giovane rispose con orgoglio: «No, non lo siamo. La gente in città comincia a chiamarci la grande famiglia Wang. È solo giusto che viviamo in maniera adeguata a questo nome. E se mio fratello non riesce a vedere oltre il significato dell'argento, io e mia moglie difenderemo l'onore del nome.» Wang Lung non sapeva che la gente chiamava così la casa, perché invecchiando andava sempre più di rado nelle case da tè e tantomeno ai mercati del grano, perché c'era il secondo figlio a occuparsi dei suoi affari, ma dentro di sé ne fu felice.
E quindi disse: Beh, persino le grandi famiglie vengono dalla campagna e hanno le loro radici nella campagna. Ma il giovane rispose con acume: Sì, ma non ci rimangono, si ramificano altrove, portano fiori e frutti. A Wang Lung non piaceva che il figlio gli rispondesse con tanta prontezza e rapidità e disse: Ho detto quello che ho detto. Finiamola di sperperare argento e le radici, se devono dare frutti, devono restare ben protette nel suolo della campagna. Poi, siccome stava per scendere la sera, desiderò che il figlio lasciasse la sua corte e se ne andasse nella propria. Desiderò che il giovane se ne andasse e lo lasciasse in pace e da solo, nella penombra. Ma non c'era pace per lui con quel figlio. Ora era pronto a obbedire al padre perché era soddisfatto nelle stanze e nelle corti, almeno per il momento, e aveva fatto quel che voleva. Eppure ricominciò: E va bene, la finiamo. Però c'è un'altra cosa. Allora Wang Lung scagliò a terra la pipa e gridò: Insomma, non posso mai stare in pace? E il giovane continuò ostinatamente: Non è per me, né per mio figlio, è per il mio fratello più piccolo che è figlio tuo. Non sta bene che cresca così ignorante, dovrebbe studiare qualcosa. Wang Lung lo fissò, perché la cosa per lui era nuova. Aveva stabilito molto tempo prima la vita dell'ultimo figlio, come avrebbe dovuto essere, e ora disse: Non c'è bisogno di altri che stiano a ruminare sui caratteri in questa casa. Due bastano. E lui dovrà restare sulla terra quando io sarò morto. Sì, e per questo piange di notte, ed è così pallido e magro, rispose il figlio maggiore. Wang Lung non aveva mai pensato di chiedere all'ultimo genito cosa voleva fare della sua vita, perché aveva deciso che un figlio doveva stare in campagna, e quel che maggiore adesso aveva detto lo aveva colpito in piena fronte ed era ammutolito. Sollevò lentamente la pipa da terra e si mise a riflettere sul terzo figlio. Era diverso dai suoi fratelli, un ragazzino silenzioso come la madre, e siccome era silenzioso nessuno gli prestava attenzione. Hai sentito dire da lui? Chiese Wang Lung al figlio maggiore esitante. Chiediglielo tu, padre, rispose il giovane. Beh, ma uno deve stare sulla campagna, disse Wang Lung all'improvviso come spiegazione a voce molto alta. Ma perché, padre? Insisté il giovane. Non hai bisogno che i tuoi figli ti facciano da servi, non sta bene. La gente dirà che hai un cuore meschino. Ecco un uomo che fa sgobbare il figlio mentre lui vive come un principe. Così dirà la gente. Il giovane ora parlava abilmente perché sapeva che a suo padre importava molto quel che la gente diceva di lui e proseguì: Potremmo far venire un maestro o mandarlo in una scuola del sud, così potrebbe imparare. E siccome nella tua casa ad aiutarti ci sono io e il mio secondo fratello ti aiuta negli affari, lascia decidere al ragazzo quel che vuole fare. E finalmente Wang Lung disse: Mandalo qui da me.